nella nostra testa siamo portati a immaginare l'essere umano come un'entità perfettamente simmetrica. In realtà non è così. Anche alcune coppie di organi presenti nel nostro corpo non funzionano allo stesso modo e cercano di superare l'altro per tutta la vita. Prendiamo come esempio il volto. Scattandoti qualche selfie, probabilmente avrai già capito quale sia il tuo lato migliore. Se ancora non sei sicuro, puoi usare delle speciali app che scattano una foto del tuo viso e dividono l'immagine nella sezione sinistra e in quella destra. L'app rifletterà le immagini per creare due facce separate e simmetriche. Una mostrerà come saresti se la parte destra del tuo viso fosse quella dominante, mentre l'altra farà lo stesso con il lato sinistro. Di solito queste due immagini non assomigliano molto alla tua vera faccia, una però te la ricorderà più dell'altra. Questa immagine rappresenta il tuo lato dominante. Alcuni sviluppatori di queste app hanno analizzato le immagini e notato che il lato sinistro del viso della maggior parte degli esseri umani esprime le emozioni in modo più intenso. Questo è il motivo per cui sembra più esteticamente gradevole alle altre persone. Adesso però non preoccuparti, è possibile rendere il viso più simmetrico grazie a una serie di massaggi ed esercizi per i muscoli del viso. Per esempio, increspare le labbra formando una piccola O aiuterà a riequilibrare i muscoli facciali. Oppure puoi provare ad aprire gli occhi il più possibile, tirare fuori la lingua e alzare le sopracciglia. Questo esercizio aiuta anche a rilassare i muscoli delle mandibole, quotidianamente stressati da un'errata masticazione e da conversazioni infinite. Per definire meglio la zona della mascella e migliorare il tono delle tue corde vocali, lo yoga può venirti in aiuto con un esercizio chiamato Shima Mudra o posizione del leone. Apri bene la bocca, solleva la lingua, arrotolala e premila contro il palato. Guarda la punta del tuo naso mentre allarghi la bocca e cerca di respirare solo attraverso il naso. Prova gradualmente a inspirare più profondamente e a trattenere, di volta in volta, l'aria più a lungo. Anche gli occhi non lavorano in perfetta simmetria. Il tuo cervello predilige quello in grado di catturare più informazioni. Troviamo subito il tuo occhio dominante. Tieni la spina dorsale e la testa dritta. Stendi le braccia all'altezza degli occhi e forma un triangolo in aria con le mani davanti a te. Usalo come mirino sugli oggetti lontani. Un orologio, per esempio. Chiudi l'occhio sinistro. Se riesci ancora a vedere l'oggetto al centro del triangolo, il tuo occhio destro è il tuo occhio dominante. Se l'oggetto non c'è, il tuo occhio dominante è l'occhio sinistro. Se l'oggetto non è centrato, indipendentemente dall'occhio chiuso, potresti avere una dominanza oculare mista. Ora allunga il braccio e forma un cerchio con il pollice e l'indice. Scegli un oggetto su un muro, tieni entrambi gli occhi aperti e centra questo oggetto. Se un occhio è dominante, l'oggetto si muoverà fuori dal cerchio. Quindi, se per esempio l'oggetto sembra muoversi quando chiudi l'occhio destro, allora hai una dominanza dell'occhio destro. E viceversa. Il prossimo test ti aiuterà a scoprire il tuo sopracciglio dominante. Mettiti davanti a uno specchio. Prova a sollevare un solo sopracciglio. Poi prova a sollevare il sopracciglio opposto. Probabilmente hai un migliore controllo su uno dei due. Non preoccuparti se non hai il controllo su nessuno dei due. Puoi sviluppare questa abilità esercitandoti davanti allo specchio. Per quanto riguarda le tue mani, probabilmente conosci già quella dominante. Non c'è paese o popolazione su questo pianeta in cui i mancini siano la maggioranza. La maggior parte delle persone nel mondo, circa l'85-90%, sono destrimane. Ecco perché la maggior parte degli strumenti, come forbici o coltelli, e persino i libri, sono progettati per i destrimani. Diversi studi hanno scoperto che il lato dominante del cervello definisce quale orecchio viene usato per il telefono cellulare. Tra i partecipanti destrimani al sondaggio, il 68% ha dichiarato di tenere il telefono all'orecchio destro, mentre il 25% degli intervistati ha usato l'orecchio sinistro. Solo il 7% non aveva preferenze. I mancini hanno risposto in maniera diversa. Il 72% degli intervistati ha usato l'orecchio sinistro mentre parlava al cellulare. Il 23% ha usato l'orecchio destro e il 5% entrambe le orecchie. È abbastanza intuitivo riconoscere la dominanza della mano, ma sapevi che gli umani hanno anche una gamba o un piede dominante? Conoscere questa particolarità può esserti utile se pratichi sport come lo snowboard o la danza, o se devi fare stretching per una spaccata frontale. Di solito, se uno è destrimano, allora sarà dominante la gamba destra. Naturalmente, però, esistono delle eccezioni. Ecco un modo per controllare quale piede è dominante. Stringi una penna tra l'alluce destro e il secondo dito del piede e prova a scrivere il tuo nome su un pezzo di carta. Se è troppo difficile, prova a disegnare un cerchio. Ripeti lo stesso procedimento con il tuo piede sinistro. Ora confronta le due immagini. Probabilmente una sembra migliore dell'altra. Il tuo piede dominante è quello che scrive meglio.
Solo l'1% della popolazione mondiale è così fortunato da avere mani e piedi ugualmente dominanti. Il nome di questa rara condizione è ambidestrismo. Attraverso speciali tecniche di allenamento è possibile sviluppare questa caratteristica. La tua narice dominante è quella attraverso la quale respiri di più. Cambia diverse volte durante il giorno, a seconda della tua attività cerebrale. Questa alternanza è assolutamente impercettibile, ma puoi scoprire l'attuale narice dominante con questo semplice test. Metti il dito sulla narice destra e chiudila. Poi inspira ed espira lentamente solo attraverso la narice sinistra. Ora fai la stessa cosa con la destra. Se è più facile respirare attraverso la narice destra, significa che è quella più attiva in quel momento. Naturalmente questo test dovrebbe essere fatto solo dopo esserti soffiato il naso e se sei sano, altrimenti il muco potrebbe falsare il risultato. Anche la flessibilità del tuo corpo può svilupparsi in modo asimmetrico, soprattutto se non fai regolarmente stretching. Riesci ad afferrare la mano sinistra con la mano destra dietro la schiena? E che dire della posizione opposta, quando la tua mano sinistra arriva dall'alto e la destra dal basso? Se trovi questi due compiti ugualmente facili, congratulazioni, sei un supereroe! Per avere entrambi i lati del corpo ugualmente flessibili, prova a non stare seduto o assumere posizioni asimmetriche troppo a lungo. Cerca di sederti con la spina dorsale dritta per sentire una piacevole vibrazione lungo la schiena. Evita di appoggiarti sui gomiti. Qualora proprio non riuscissi ad evitare, ricordati di fare un po' di stretching dopo. Se preferisci dormire su un fianco, probabilmente ne hai uno preferito. La tua memoria muscolare costringe il tuo corpo a tornare alla posizione di riposo che è stata memorizzata come principale. Quindi, se mai decidessi di cambiare posizione, preparati a qualche notte insonne. Ma se la tua posizione di riposo preferita è quella fetale e non vuoi cambiarla, gli esperti raccomandano di mettere un cuscino tra le ginocchia e le braccia per minimizzare la tensione. Passiamo adesso alle orecchie. In teoria dovrebbero percepire i suoni allo stesso modo. Diciamo che dipende da molti fattori. L'orecchio sinistro e quello destro elaborano il suono in modo diverso. L'orecchio destro risponde di più al discorso e alla logica, mentre l'orecchio sinistro è più concentrato sulla percezione emotiva e sulla musica. Gli scienziati associano queste caratteristiche ai due emisferi cerebrali. Quello sinistro elabora il discorso, mentre quello destro elabora segnali creativi ed emotivi, come la musica e altre arti. Quando un uomo sente una voce femminile, la sezione uditiva del suo cervello si attiva. Questo significa che il discorso femminile suona come una musica per il cervello maschile. Ma quando lo stesso cervello maschile sente una voce maschile, userà la parte del cervello responsabile dell'elaborazione del discorso. Una delle spiegazioni di questo fenomeno è che la voce femminile è più complessa di quella maschile. Le corde vocali e la laringe delle donne e degli uomini hanno dimensioni e forme diverse. Inoltre, le donne tendono ad avere maggiore melodia nella loro voce, causando una gamma più ricca di frequenze sonore. Se non hai a disposizione degli strumenti di precisione, ma vuoi verificarne la validità, prova a seguire le tue sensazioni generali nelle orecchie e nel cervello, mentre ascolti la musica. Poi ascolta la voce di un uomo e fai attenzione alla differenza di sensazioni. Memorizza o scrivi queste differenze. Per ultimo, ascolta una voce melodica femminile. Cerca di capire se è più simile all'ascolto della musica o di un discorso. Per concludere, il tuo cuore è un organo del corpo dominante 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È l'unico muscolo che non si stanca mai, quindi trattalo con delicatezza. Guardati un momento allo specchio. Guardati negli occhi. Vedi una piccola piega di tessuto proprio all'angolo dell'occhio? Beh, pensa, si tratta di ciò che resta della terza palpebra, la membrana nittitante. Ancora al suo posto in molti rettili, ad esempio, la terza palpebra ricopre lo stesso ruolo delle altre due, benché sia improbabile che si sia mai davvero sviluppata negli esseri umani. La membrana è molto più sottile delle altre due palpebre e può idratare l'occhio senza ostruire la visuale. Ma per noi, tutto ciò che ne rimane è quel minuscolo pezzetto nell'angolo dell'occhio. Probabilmente in futuro non avremo più nemmeno quello, così ci sveglieremo finalmente senza quella fastidiosa crosticina che si forma durante la notte. Ora, già che sei davanti allo specchio, guarda in basso. Ancora di più. Più in basso ancora. Eccole là, le dita dei tuoi piedi. Salutale finché ci sono. In un lontano futuro, infatti, è probabile che i nostri piedi non avranno più le dita. Le specie di primati da cui discendiamo avevano bisogno di dita molto robuste per arrampicarsi sugli alberi e afferrare i rami, sia sulle mani che sui piedi.
Ancora oggi, tutte le scimmie, incluse quelle più simili a noi, mantengono dita molto lunghe e flessibili anche nelle zampe posteriori. I loro piedi hanno la stessa versatilità delle mani e sono perfettamente prensili. Ma per loro è una necessità, mentre noi, con le dita dei piedi, riusciamo a malapena a raccogliere da terra una penna. Questo perché la nostra specie si è evoluta lungo una via tutta sua. Siamo scesi dagli alberi per camminare eretti. L'evoluzione quindi ha accorciato le dita dei nostri piedi. Per il momento ne abbiamo ancora bisogno per mantenere l'equilibrio quando camminiamo, ma col tempo la nostra postura poggerà sempre più solo sul centro del piede. Già il progressivo rimpicciolimento del mignolo e allargamento dell'alluce sono una conferma di questo processo evolutivo. Quando le dita dei piedi non serviranno più, è probabile che si fonderanno tra di loro. Ora guarda il tuo bel fondoschiena. Se ti è mai capitato di cadere dallo skate o di scivolare sul ghiaccio, saprai che atterrare di peso su una superficie dura con il coccige non è certo piacevole. Ma per fortuna la scienza ci dice che in futuro non avremo più quell'osso. Il coccige è un'altra eredità lasciataci dai primati, i nostri progenitori. A loro serviva come attacco per la coda, necessaria per muoversi con agilità sugli alberi e mantenere l'equilibrio. Ma già nelle primissime specie di esseri umani la coda era del tutto assente. Eppure l'evoluzione sembra essersi dimenticata di eliminare dal nostro scheletro quel ricordo lasciatoci dai nostri antenati arboricoli in fondo alla schiena. Ok, ora guarda di nuovo il tuo viso, apri la bocca e di ah. Se hai avuto fortuna, non hai mai avuto problemi con i denti del giudizio. Congratulazioni, significa che l'evoluzione con te sta già progredendo. Forse lo sai, ma i denti sono la sola parte del nostro corpo che non può rigenerarsi da sola. Perdere un dente, specialmente tanto tempo fa, quando non esisteva il dentista, significava non poter più mangiare cibi solidi. Probabile che i denti del giudizio fossero dei molari di riserva, nel caso in cui tutti gli altri si fossero consumati. Ecco perché spuntano molto più tardi. Oggi però, grazie ai progressi della scienza medica, prendersi cura dei denti è molto più facile, anche a lungo termine. Capita ancora di perderne, ma li si può sostituire artificialmente. I denti del giudizio sono ormai vestigia del passato e sembrano saperlo anche loro, visto che spuntano su sempre meno persone. Parlando di denti, le nostre mandibole hanno subito cambiamenti drastici nel corso degli ultimi 10.000 anni circa e continueranno a cambiare anche in futuro. In effetti si tratta dei cambiamenti più rapidi mai avvenuti nel nostro corpo. Anticamente gli uomini erano cacciatori e raccoglitori e avevano bisogno di mandibole potenti e denti molto grandi per masticare carne cruda e piante fibrose. Poi arrivò il fuoco e dopo ancora l'agricoltura. Il cibo era più morbido, le nostre mandibole quindi diventarono più piccole e meno forti. Più passa il tempo, più le mandibole rimpiccioliscono e sarà così anche in futuro. Mangiando sempre più cibi industriali, la masticazione è sempre più agevolata, perciò il futuro della nostra specie vedrà dei tratti somatici più sottili, zigomi lisci e mascella meno pronunciata. Alcune parti del corpo, invece di sparire, stanno tornando. Circa 100 anni fa, la favella, un ossicino del ginocchio, era presente in appena l'11% di tutta la popolazione umana. Sembrava quindi che stesse sparendo del tutto, ma con grande sorpresa degli scienziati, il tenace ossicino è tornato, tanto che ora è presente nel 39% della popolazione. La più probabile teoria sul ritorno della favella è collegata al fatto che siamo decisamente più alti e pesanti rispetto a 100 anni fa. Non a caso, oggi seguiamo una dieta più nutriente e completa, siamo più alti e viviamo più a lungo. Anzi, l'altezza aumenterà ancora di più. La favella quindi potrebbe essere riapparsa nel nostro scheletro per facilitare il lavoro del tendine dietro al ginocchio, riducendo l'attrito e di conseguenza il rischio di gravi danni o infortuni al tendine. Visto che diventeremo più alti, scusa, puoi tornare un attimo davanti allo specchio? Fletti il bicipite, grazie. Non male. Niente però al confronto dei nostri antenati preistorici, sai? Non sempre l'evoluzione gioca al 100% a nostro favore. Si tratta di adattamenti spesso casuali.
come nel caso dei nostri muscoli. Col tempo sono diventati più piccoli e più deboli, specie nella parte superiore del corpo. Nei tempi antichi la nostra specie aveva bisogno di muscoli più grandi e forti. Il lavoro era duro, tra cacciare e trasportare la preda, fabbricare utensili, costruire ripari. Più tardi, con l'agricoltura, le cose di certo non migliorarono. Seminare, arare, costruire, coltivare la terra è un lavoro massacrante. Poi però è arrivato il progresso tecnologico. La forza è stata sostituita dalla creatività e dalle conoscenze. Le macchine lavorano per noi, spesso in maniera più efficiente. Siamo passati ad uno stile di vita sedentario. Passiamo giornate sedute al computer e di conseguenza i nostri muscoli hanno iniziato a rimpicciolirsi, semplicemente perché non ci serve più che siano grandi e forti. Possiamo prevedere che in futuro, col progredire della tecnica, diventeremo ancora meno muscolosi di oggi. Non ci siamo ancora soffermati sul cervello, perché la sua evoluzione è imprevedibile. Discendiamo da animali con un cervello piuttosto piccolo, eppure la specie a noi più affine, il Neanderthal, aveva un cervello persino più voluminoso del nostro. Nel corso dell'evoluzione il cervello umano si è ingrandito, ma da qualche secolo sembra stia rimpicciolendo. Nessuno sa perché. Può darsi che c'entrino lo stile di vita sedentario e, più di recente, l'onnipresente meccanismo dei social. I nostri antenati cacciatori barra raccoglitori dovevano ricordarsi di ogni pianta e ogni animale che incrociavano e del loro eventuale utilizzo o pericolo. Le conoscenze erano trasmesse oralmente alle nuove generazioni che a loro volta imparavano sempre più cose. Noi umani moderni siamo più specializzati nelle nostre conoscenze. Approfondiamo certi argomenti e poi ci affidiamo agli esperti. Gli antichi invece lavoravano insieme, ciascuna persona poteva rimpiazzarne un'altra. Noi invece, anche lavorando in gruppo, tendiamo a svolgere un solo compito per ogni individuo. Le dimensioni del cervello comunque non contano poi tanto. Orche ed elefanti hanno cervelli più grandi del nostro, ma non per questo più intelligenti. Felice di saperlo? Immagino di sì. Spostandoci ancora più lontano nel futuro, a migliaia e migliaia di anni da oggi, avremo forse sviluppato tratti difficilmente immaginabili. C'è persino chi azzarda l'ipotesi che la nostra specie riuscirà ad adattarsi a vivere in acqua, in caso i livelli del mare salgano ancora. Avremo in quel caso le mani e i piedi palmati per nuotare meglio e avremo le branchie per respirare sott'acqua. Chissà, se davvero colonizzeremo pianeti lontani, dovremo per forza adattarci alle loro condizioni. Su Marte, per esempio, la gravità è minore e fa molto più freddo. In quel caso, gli umani diventeranno più alti e più leggeri e forse torneremo ad apparire più pelosi per proteggerci dal freddo. Su pianeti con gravità maggiore della nostra e temperature più calde, al contrario, la nostra specie diventerà più bassa, robusta e praticamente glabra. Nessuno può dirlo con certezza. Può anche darsi che i social ci renderanno una sorta di gelatina con due grandi occhi, pollici per scrollare e chattare e poco altro. Spero di no. Il tuo corpo brilla. Eh sì, emette una luce debolissima che raggiunge il suo massimo intorno alle 15-16. La brutta notizia è che questo bagliore è mille volte meno intenso di ciò che l'occhio umano può vedere. Gli esseri umani sono gli unici animali che hanno il mento. Anche i nostri parenti genetici più stretti, gorilla e scimpanzé, non hanno questo pezzettino di osso che si estende in avanti dalla mascella. Le loro mandibole sono inclinate verso il basso e all'indietro rispetto ai denti anteriori. Gli scienziati non sono ancora venuti a capo di questo mistero e le opinioni sul perché siamo fatti così divergono. Alcuni ricercatori ritengono che il mento ci aiuti a masticare il cibo, altri sono certi che abbia a che fare con il linguaggio. Alcuni di noi, invece, pensano che sia semplicemente un posto speciale in cui coltivare il pizzetto. L'elemento più abbondante nel corpo umano è l'ossigeno, il 65%, ma esso contiene anche litio, cobalto, oro e uranio. Il meno presente invece è il radio. In media gli esseri umani sbadigliano 20 volte al giorno, in parte spontaneamente, ad esempio quando siamo stanchi, ma a volte anche quando sono gli altri a sbadigliare. Gli scienziati ipotizzano possa trattarsi di una sorta di mirroring sociale. Di solito, quando gli animali imitano gli altri animali, lo fanno scegliendo delle azioni che ritengono utili.
tra di noi esseri umani succede quando qualcuno incrocia le gambe, ride, sorride o sbadiglia. L'acido dello stomaco scompone i cibi che mangi e li trasforma in particelle facili da digerire. Blocca anche gli agenti patogeni maligni e i microbi che potrebbero farti ammalare. L'acido dello stomaco è così forte che può persino dissolvere ossa e metallo. Non per questo mi sgranocchierei una lattina, perché molto probabilmente non finirà bene. Il tuo cervello ha più di 86 miliardi di cellule nervose, tutte unite da 100 trilioni di connessioni. Sono più delle stelle della Via Lattea. Ci sono buone probabilità che tu possa indovinare il nome di qualcuno in base al suo aspetto. I ricercatori hanno mostrato foto di ritratti a un gruppo di persone con 4 nomi scritti di seguito. Hanno chiesto di scegliere il nome giusto per ogni persona. Per la legge del caso, indovineremmo il 25% delle volte, ma in questa ricerca le persone hanno azzeccato i nomi con un tasso del 25-40% e sono stati mostrati più di 94.000 volti. Ad esempio, da un uomo di nome Bob ci si aspetta una faccia più tonda di uno di nome Tim. Ci si aspetta che Bob sia più allegro e desideroso di uscire con la gente, e questo influenza in qualche modo l'aspetto del suo viso. Una donna chiamata Catherine può essere considerata seria, studiosa e concentrata, tutte cose che potrebbero anche influenzare i muscoli del viso. Quando gli antichi romani flettevano i bicipiti, si immaginavano dei topi. La parola muscolo, in effetti, viene dal latino musculus, diminutivo di mus, topo. Il tuo polmone sinistro è più piccolo di quello destro perché lascia spazio al cuore. Gli esperti sosteneva potessimo distinguere solo 10.000 odori, ma un recente studio ha dimostrato che gli esseri umani possono riconoscere un trilione di odori. I millennial, o persone nate tra il 1981 e il 1996, sono più smemorati degli anziani. La causa principale di questa dimenticanza è un livello più elevato di stress. Quindi, ehi, rilassati! Alcuni scienziati ipotizzano che le impronte digitali servano ad avere una presa migliore, ma altri credono servano ad assorbire l'acqua e a consentire alla pelle di estendersi quando necessario per proteggerla dai danni. C'è anche una teoria secondo cui le impronte digitali migliorano il senso del tatto. Il caffè caldo può avere un sapore migliore di quello freddo. I recettori delle papille gustative sono più sensibili quando il cibo è a temperatura ambiente o leggermente al di sopra. Il caffè caldo può sembrare meno amaro perché le papille gustative che rilevano l'amaro sono più sensibili quando il caffè è freddo. La molecola più grande del corpo umano è il cromosoma 1. Una cellula umana ha 23 coppie di cromosomi e ogni cromosoma 1 è composto da 10 miliardi di atomi. In un solo respiro inspiriamo 25 sestiglioni di molecole, ovvero 25 seguito da 21 zeri. Se cammini più velocemente, a un certo punto sentirai il bisogno fisiologico di iniziare a fare jogging. Il corpo, infatti, vuole essere in uno stato stabile, che sia corsa o camminata. Quindi, se stai camminando veloce, ti costringerai inconsciamente a iniziare a correre. Una teoria che spiega ciò è che usiamo più energia quando camminiamo velocemente rispetto a quando corriamo. Quindi questo è uno dei modi in cui il corpo risparmia energia. Il mignolo è una cosina molto potente. Senza di esso, la tua mano perderebbe una parte significativa del suo potere. L'indice e il medio cooperano con il pollice per afferrare e pizzicare, mentre il mignolo, insieme all'anulare, fornisce forza di presa. L'organo più grasso del corpo è il cervello. Il grasso costituisce almeno il 60% del suo peso. Questa qualità ha fatto vincere il cervello al Guinness World Records. Il cervello contiene circa il 25% del colesterolo del corpo, vitale per il suo benessere. Le tue ossa sono 4 volte più dure del cemento. L'osso più forte del corpo è il femore. Può sostenere fino a 30 volte il peso di una persona adulta. La cosa ancora più assurda è che le nostre ossa sono fatte di materiale composito, il che significa che sono allo stesso tempo dure ed elastiche. Le unghie della mano crescono 2 volte più velocemente delle unghie dei piedi. Le unghie dei piedi ci mettono 15 mesi e mezzo a crescere di 2,50 cm, mentre quelle delle mani ci mettono 7 mesi. Lo strato esterno della pelle è più spesso sui piedi che su altre parti del tuo corpo. Il cuore ha il suo sistema elettrico e può continuare a battere anche quando è scollegato dal corpo. I vasi sanguigni sono abbastanza lunghi da poter fare il giro della Terra 2 o più volte. L'idea che usiamo solo il 10% del nostro cervello è una leggenda. In qualsiasi momento ne usiamo quasi il 100%. Altrimenti non saremmo in grado di svolgere compiti semplici, come bere una tazza di caffè.
Più del 70% del tuo cervello è costituito da acqua e ha bisogno del 20% dell'apporto di ossigeno corporeo. La durata media della vita di un sopracciglio è di 4 mesi. Il corpo di una persona di 50 kg contiene 40 cucchiai di sale. Se spianassi tutte le rughe del cervello, diverrebbe delle dimensioni di una federa. Il cervello si raggrinzisce perché nel cranio non c'è tanto spazio, quindi crescendo si ripiega su se stesso. A proposito, su questa cosa della federa, fidati in parola. Passiamo il 40% della nostra vita ad occhi chiusi. Sì, quando dormiamo, soprattutto, ma anche quando sbattiamo le palpebre, oppure mentre guidiamo. Nella tua vita produci circa 40.220 litri di saliva, abbastanza per riempire 500 vasche da bagno. L'ho detto. Il flusso sanguigno più alto non è nel tuo cuore e nemmeno nel tuo cervello. È nei tuoi reni. È molto difficile per noi capire quanto sia piccolo un atomo, ma pensala in questo modo. Il tuo corpo è composto da ben 7 miliardi di atomi sbalorditivi. Insomma, un 7 inseguito da una mandria impazzita di zeri. In un adulto, il sangue costituisce il 7-8% del peso corporeo totale. Circa il 55% del sangue è plasma liquido. Il resto sono globuli rossi e bianchi e piastrine, che formano coaguli prevenendo il sanguinamento. Non puoi deglutire e respirare allo stesso tempo. Il cibo che ingerisci e l'aria che respiri scendono nella stessa parte della gola. Solo un po' più in profondità il passaggio si divide nell'esofago, per cibo e liquidi, e trachea, per l'aria. Quando deglutisci, quindi, le vie aeree si chiudono automaticamente. Questo ti impedisce di inalare accidentalmente il cibo. Ma a volte succede. C'è un nome per i brontolii dello stomaco quando hai fame. Si chiamano borborigmi. Occorrono dalle 6 alle 8 ore affinché il cibo viaggi attraverso lo stomaco e l'intestino tenue. Questo perché il corpo ne assorbe tutti i nutrienti. L'idea che la lingua abbia zone che percepiscono i diversi sapori è una leggenda. Tutte le papille gustative possono rilevare i 5 gusti, ma alcuni recettori sono più reattivi di altri. Gli esseri umani sono gli unici animali che pospongono volontariamente il sonno. Assicurati solo di dormire il giusto.